Il governo Berlusconi si dimette, ora un governo tecnico. Quali le speranze per l'Italia, soprattutto in tema di lavoro, che è, diciamo, la piaga più forte che si sente? Noi non conosciamo ancora l'agenda di un probabile governo Monti. Dalle indiscrezioni che leggiamo però esprimiamo una forte preoccupazione. Oggi alle 3 ci sarà un incontro tra l'incaricato a formare il nuovo governo, Mario Monti, e le parti sociali. Noi presenteremo la nostra agenda delle priorità. Chiediamo misure all'insegno dell'equità e quindi di modificare in questo momento la tassazione fiscale nel nostro paese, di alleggerire le tasse sul lavoro e impresa se vogliamo determinare crescita, di introdurre una tassa sui patrimoni e sulle grandi ricchezze che faccia pagare la crisi a chi in questi anni non l'ha pagata. E soprattutto noi chiediamo un piano straordinario per l'occupazione. Non si può pensare di generare politiche di crescita agendo soltanto così come aveva fatto il governo Berlusconi e quindi ripercorrendo gli stessi errori con manovre depressive che si occupino solo del rigore dei conti pubblici e non facciano intravedere opportunità di sviluppo. In particolare noi abbiamo proposto un piano straordinario per l'occupazione dei giovani nella pubblica amministrazione e una politica industriale che serva a risollevare le aziende nel nostro paese. Per quanto riguarda invece l'attenzione in modo particolare al sud? Ma sarebbe già un passo in avanti se un governo si impegnasse realmente a fare politiche che guardino al mezzogiorno. In questi anni noi abbiamo assistito alla pantomima del governo Berlusconi sui pluriannunciati piano sud, piano euro sud, che in realtà non sono stati altro che, attraverso uno strumento tecnico più volte sbandierato dal ministro Fitto, e cioè il tema della riprogrammazione, è stato semplicemente un riorientamento della spesa. Ma il Sud la crisi l'ha pagata più e peggio degli altri e non abbiamo visto alcuna attenzione rispetto ai problemi costitutivi dell'economia meridionale, che riguardano soprattutto le infrastrutture, l'istruzione, e riguardano anche il fatto che rispetto alla desertificazione del sistema industriale, così come ha denunciato la Svimez, il governo non ha messo in campo nessuna politica di contrasto. Non è un periodo granché facile questo per il Salento, migliaia di casse integrate che non riescono nemmeno a percepire questa indennità, come fare? È un momento molto difficile, ci rendiamo conto, e l'obiettivo che ci poniamo è quello di dare un contributo possibilmente concreto a quelle che sono le rivendicazioni delle famiglie, dei lavoratori. È complicato, difficile, ci rendiamo anche conto noi che non riusciamo più a dare risposte. Adesso ci troviamo in una fase in cui il governo si rimette in moto per trovare una soluzione. Ma se non c'è una consapevolezza di condividere almeno un progetto di come rilanciare il paese, il territorio, diventa tutto più complicato. Quali sono i dati più eclatanti che emergono dal vostro lavoro su tutto il territorio salentino? Allora, la nostra indagine ispettiva ha riguardato quelli che sono gli obiettivi del Ministero del Lavoro, tutti gli obiettivi che sono maggiormente pericolosi per i lavoratori, come naturalmente la sicurezza sul lavoro, che è un cascato naturalmente del lavoro nero. Quindi noi i primi 9 mesi dell'anno, con notevole incremento che si è registrato soprattutto negli ultimi 3 mesi, abbiamo trovato 638 lavoratori completamente in nero. Inoltre abbiamo adottato 473 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale che, voglio precisare, si adottano nel momento in cui c'è il 50% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro non risulta dalle scritture contabili o altre registrazioni, oppure non vengono rispettate una normativa in materia di sicurezza del lavoro. Abbiamo poi un altro dato importante, sono le quasi 500 contestazioni in materia prevenzionistica che riguardano in modo particolare la tutela del lavoro nero. C'è un settore particolarmente interessato a quello che è il lavoro illegale? Sicuramente in edilizia ci sono grosse fette di illegalità determinate da fenomeni di lavoro nero, di lavoro avventizio, non registrato, anche di lavoro di soggetti casomai in età avanzata, che è particolarmente rischioso per la loro salute e la sicurezza.